filologia, perché ripeto, la filologia da secoli cerca di disperatamente, la filologia che lavora al servizio della teologia, cerca disperatamente di giustificare il fatto che questa roba qui sia plurale, no? Perché è ovvio che non è giustificabile, è chiaro. Tant'è appunto che quando arriva a non sapere, dice, cambia addirittura completamente la traduzione. Dice lì, quel passo lì non è Dio, non è Dio, ma sono i giudici. Perché altrimenti vorrebbe dire che Dio ha fatto un'assemblea con se stesso. E si incazzava con se stesso per dirsi che non governava bene, e poi si dice da se stesso: ricordati che muori come gli altri. Allora è chiaro che devono cambiare, è chiaro che devono cambiare la traduzione. Cioè, voglio dire, queste cose qui, per fortuna, leggendole nelle Bibbie che abbiamo in casa, ovviamente leggendole con un po' di attenzione, per essere capite, non richiedono la sapienza dei sapienti, basta l'ignoranza degli ignoranti. Cioè, se quello è Dio, come sta in piedi quel passo lì? Non sta in piedi. È chiaro, ovviamente, che allora uno leggendolo in italiano legge la traduzione, no? Quindi Dio, l'assemblea, però intanto dicono l'assemblea degli dei, almeno lì esattamente. Poi però la spiegazione è sì, ma in realtà dei, ma si intendeva i giudici, perché erano i giudici che governavano. Ma peccato che i giudici in tutta la Bibbia siano chiamati Shofetim, Ma'eloim. In questo caso In quel caso lì Elohim sono i giudici. Vabbè. Allora, tradurre Elohim con Dio è fantasia pura. Yahweh. Questo nome qui è il nome di uno di quelli lì. È quello che è stato fatto diventare Dio. No? Cioè, sappiamo che il Dio dell'Antico Testamento è Yahweh, il creatore dei cieli e della terra. Solo che la Bibbia, oltre a non parlare di Dio, non parla neppure di creazione, neppure nel primo versetto della Genesi. Sapete dove c'è scritto in principio Dio creò i cieli e la terra? No. Neanche lì. Allora, quando è che compare storicamente Yahweh nell'Antico Testamento? Compare, diciamo, entra direttamente nella storia, perché compare già una prima volta, beh, diciamolo. Allora, Adamo ed Eva, conosciamo la storia, no? Adamo ed Eva, Caino e Abele, Caino uccide Abele, Adamo ed Eva fanno un altro figlio che si chiama Seth, il quale ha un figlio che si chiama Enosh. E la Bibbia dice che al tempo di Enosh si iniziò ad invocare il nome di Yahweh. Al tempo di Enosh. Quindi vuol dire Come ha che... fatto sto figlio? Poi ne parliamo. Allora vuol dire che Adamo ed Eva, Caino, Abele, Set non invocavano questo nome qui. Perché la Bibbia che abbiamo in casa dice che si cominciò al tempo di Enosh, quindi al tempo del nipotino di Adamo ed Eva. Quindi prima no, cioè prima lui non c'era. Lui è arrivato dopo. Quando è che ricompare nella storia? Ricompare quando Mosè porta fuori quella gente dall'Egitto, dico quella gente perché parlare di popolo ebraico è un po' presuntuoso, porta fuori quella gente dall'Egitto e lui, Mosè, fa quell'operazione per conto di questo qui. Però Mosè sa benissimo che questo qui è uno di quelli, tant'è che negli incontri che aveva gli dice: ma tu chi sei? Si fa questa domanda a Dio. Mosè voleva capire bene con chi aveva a che fare tra quelli lì. Perché poi la Bibbia nomina anche gli altri, poi li andiamo a leggere. Allora gli dice: tu chi sei? E lui gli dice: io sono quello che sono, cioè, quindi fatti gli affari tuoi, però mi ricorderete con questo nome. Siccome al tempo di Mosè non esisteva il popolo ebraico, non esisteva la lingua ebraica, in che lingua gliel'ha detto questo nome? Codice fiscale. Oltre a essere un codice fiscale, non sappiamo neppure in che lingua fosse espresso questo codice fiscale. Siccome li avevano portati fuori dall'Egitto, parlavano ovviamente almeno l'egiziano. Allora gli dice: mi ricorderete col nome, questo nome qui, Yahuwah. Queste consonanti qui sono state messe per iscritto, nella migliore delle ipotesi, 4 secoli dopo essere state pronunciate. Ok? Hanno ricevuto le vocali
altri 1600 anni dopo. Di questo nome non sappiamo niente. Quindi tutte le elaborazioni teologiche, mistiche che si fanno con questo nome sono fantasia su fantasia, perché non sappiamo nulla, neppure in che lingua sia stato pronunciato, non sappiamo neppure se fosse stato pronunciato proprio così, perché è stato messo per iscritto 3-4 secoli dopo. Una cosa sappiamo dalle ritrovamenti epigrafici, quindi gli scritti su pietra e sui documenti fenici, che questo nome qui non è un nome che è stato ascoltato o conosciuto per la prima volta da quel popolo, ma era conosciuto in Medio Oriente da altri popoli, perché per esempio c'è un'iscrizione fenice dove un El dice, scrive, il nome di mio figlio è Yahweh. Una dunque, al di là dell'esegesi ebraica che mi attacca durissimamente, c'è una parte invece del mondo ebraico col quale colloquio, e c'è un gruppo di studi a Roma, col quale appunto, poi mi racconta anche una curiosità, su cui ci siamo, possiamo parlare adesso. Allora mi dicono loro che Yahweh poteva essere il figlio giovane di uno dei capi e doveva dimostrare di che cosa era capace, cioè doveva farsi le ossa. Ok? Quindi non Dio, uno giovane, uno dei meno importanti, e gli ha detto tu, adesso poi vediamo, tu prenditi quelli lì, occupatiti quelli lì. Ok? Quindi, allora, questo nome qui era conosciuto da altri popoli come quello di uno che aveva il compito di governare in quel territorio. Precisamente, diciamo, tra il Sinai, il Negev e l'Arava, insomma, parte dell'Arabia attuale. E perché gli hanno detto tu prenditi quelli. Dov'è che glielo dice? Deuteronomio 32:8. Ma senza di fronte a Abramo vivevano in Mesopotamia. Com'è? Vivevano in Mesopotamia. Abramo. Tera. Che è un figlio, sì. Adesso lo vediamo. Quindi ha fatto proprio un patto con quella famiglia praticamente. Adesso, poi è diventata. Adesso entriamo proprio nel merito. Una cosa così. Entriamo proprio nel merito. Deuteronomio 32:8. Quando l'Altissimo distribuiva alle nazioni la loro eredità, quando divideva i figli dell'uomo, fissò i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele. Porzione di Yahweh è il suo popolo, Giacobbe è parte della sua eredità. Uguale più o meno? No, infatti qui c'è quella cosa che dicevo prima, che viene menzionato Adamo al posto di uomo, qui c'è proprio scritto. Ah, vabbè, sì, quindi dipende dalle traduzioni, ognuno lo vede com'è. Ok. Allora, abbiamo il racconto dove si dice che questo qui conta il numero dei figli di Israele. In realtà nei codici più antichi non c'è scritto così. Nei codici di Qumran c'è scritto che questo qui conta il numero dei figli degli Elohim, e sulla base del numero dei figli degli Elohim fa le assegnazioni. Cioè, che vuol dire, che è molto più chiaro, che il capo conta i suoi e li destina. In quella occasione a lui tocca quella gente lì. E adesso vediamo poi chi è quella gente lì. Allora, la teologia ci dice, monoteismo, questo, questi e questi sono sempre Dio. Quindi abbiamo Dio che secondo i testi di Qumran conta se stesso, cioè non c'è bisogno di inventare nulla. Dio, se è così, Dio conta se stesso, dice solo uno, va bene, conta se stesso, si assegna i territori, si assegna, allora definisce i confini delle nazioni e poi dice mi assegno uno, cioè degli altri proprio non mi interesso. Bene. Allora, siamo già di fronte ad una, quella che insomma è una evidente stranezza, no? Cioè Dio che fa tutto sto lavoro e poi dice io mi occupo di quelli lì, degli altri non voglio sapere nulla. Questo farebbe parte dei misteri, no? Della fede, dei misteri, insomma, della volontà insondabile di Dio. Solo che se voi leggete attentamente la Bibbia, vi accorgete che la Bibbia, che è un libro di guerra, è il racconto
tutta la Bibbia, di come questo qui, con i suoi, va a massacrare gli altri per prendere i territori dove lui li aveva messi. Allora io dico, se è la stessa persona, lui prende delle decisioni, decide che gliene interessa soltanto una parte, e quando decide che gli interessano anche gli altri, non solo dimentica le sue decisioni, ma dimentica pure di essere Dio, perché non è che si le autoassegna, li va a uccidere per prendere i territori, e ne uccide decine e decine di migliaia. Questa è la settima fetta, per la quale basta il buon senso, non c'è bisogno della sapienza dei sapienti. Cioè questo, senza le traduzioni, anche leggendo le traduzioni che abbiamo in casa, se uno si pone le domande, lo capisce da solo. Perché questo qui va ad ammazzare quelli che stavano dove lui li avrebbe messi? Bastava che dicesse, da oggi mi interessate anche voi, e se li prendeva, no? Invece no, li ammazzava per metterci i suoi. E che colpa avevano quelli là di stare lì dove lui li aveva messi? Però al versetto 12 c'è anche scritto, Yahweh, dopo che gli vengono assegnati quelli lì che adesso vediamo, da solo li guidò, non c'era con lui alcun Elohim straniero. Cosa c'è scritto lì? Perfetto, solo che qui viene localizzato Yahweh. Yahweh, no, è giusto, ha la ragione. Nella maggior parte delle volte non è vocalizzato Yahweh, è vocalizzato Yehowah. Quindi hanno ragione. Poi è passato nell'uso Yahweh, ma quando vocalizzano Yehowah hanno ragione, perché i masoreti hanno vocalizzato Yehowah, quindi non hanno inventato. Ma per quella regola di dover leggere Adonai ogni volta che non posso pronunciare... No, allora, diciamo che la regola del leggere Adonai è indipendente dalla vocalizzazione, nel senso che siccome gli ebrei non potevano pronunciare il nome di Dio in vano, allora per essere sicuri di non... perché siccome non si sa cosa vuol dire in vano, allora per essere sicuri di non pronunciarlo in vano, hanno detto non pronunciamolo mai, così almeno siamo tranquilli, e quindi lo sostituiscono con Adonai, che vorrebbe dire signori miei o signore mio. Però, allora, visto che siamo qui, una cosa. Prima vi ho accennato ai Targumim, cioè alla Bibbia scritta in aramaico. Nella Bibbia scritta in aramaico, il nome di questo qui non è mica scritto così. È scritto Yod Yod. E si legge Ai. Quindi Adon Ai. E questo Ai risulta essere un generale egiziano. Tant'è che secondo i Targumim, quelli che sono usciti dall'Egitto non erano ebrei, erano solo egiziani appartenenti a tre caste. Ufficiali militari, sacerdoti, e popolino. Nei Targumim, dove nella Bibbia c'è scritto che Mosè era figlio degli Ivrim, cioè degli ebrei, nei Targumim c'è scritto che Mosè era figlio degli Yahudè, e gli Yahudè erano i sacerdoti egiziani. Quindi se prendiamo i Targumim, la storia che ci raccontano è completamente diversa da quella che viene raccontata a noi. Io non so se sia vera la storia dei Masoreti o la storia dei Targumim. Faccio finta che sia vera quella dei Masoreti perché ci hanno detto che quella è quella ispirata da Dio. Ma quella dei Masoreti potrebbe essere la più falsa in assoluto. Per cui quando io mi sento dire anche, ah ma questo è secondo tradizione, allora io dico, benissimo, allora questo è il primo motivo per dubitare. Cioè, siccome è secondo una tradizione, cominciamo a dubitare. Perché ogni tradizione si è costruita da sola e si è costruita la sua tradizione. Perché se segui Targumim è completamente diversa da questa. Ma noi facciamo finta che sia vera questa, tanto. Poi se vi piacciono di più i Targumim, mi leggete i Targumim.